Buongiorno, nella lezione di oggi vediamo l'ultima struttura dati ad albero, chiamata alberi B, che hanno delle caratteristiche molto particolari e anche degli usi molto particolari. Sono abbastanza complessi, forse leggermente meno complessi che gli alberi red-black, ma comunque hanno una certa dose di complessità. E di nuovo non vedremo tutte le operazioni, quindi non vediamo in particolare la cancellazione, ma solamente le caratteristiche, l'inserimento e la ricerca di chiavi su questi alberi. Gli alberi B sono alberi che in qualche maniera generalizzano gli alberi red-black e mantengono le proprietà fondamentali di bilanciamento. Per fare questo, gli alberi B sono alberi sempre completi. Che cosa significa questo? Significa che noi quando andiamo a costruire un albero, abbiamo detto l'altra volta, qualche volta fa, che un albero che tale che tutti gli elementi hanno esattamente 0 oppure il numero massimo di figli possibili e che tutti gli e tali che tutti gli nodi di un certo livello hanno tutti o 0 figli oppure il loro numero massimo, sono alberi completi. Albero completo. Il problema degli alberi completi, che sono ovviamente una maniera molto efficiente di memorizzare chiavi, è che quando io devo aggiungerne una nuova, non posso mantenere il fatto di essere completo a meno che io non cambi la struttura del nodo. Per poter mantenere gli alberi completi e inserire e anche eliminare chiavi in maniera libera, l'unico modo per poterlo fare è che il nodo stesso deve contenere più chiavi e non una sola. Questo è l'unico modo di farlo, cioè dato un nodo io posso ampliarlo e stringerlo a seconda di diciamo di come è necessario per poter mantenere la completezza. La ragione di esistere di queste strutture è che noi dobbiamo distinguere normalmente tra quello che viene in maniera diciamo poco formale chiamata memoria principale e memoria secondaria. E questa distinzione fino adesso noi non l'abbiamo mai fatta perché non siamo mai andati a studiare delle strutture dati che avessero delle caratteristiche particolari rispetto alla loro memorizzazione. Però nella realtà, anche nei sistemi moderni, questi due modi di memorizzare degli oggetti esistono. Da un lato abbiamo la memoria veloce e volatile e dall'altro abbiamo una memoria lenta però stabile. Con l'avvento dei dischi a stato solido questa differenza è meno evidente, però la differenza in prestazioni è meno evidente, però un disco di stato solido non può assolutamente ancora neanche lontanamente arrivare all'efficienza di una memoria volatile, quindi siamo ancora molto distanti da poter dire che questo gap è completamente colmato. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è che la realtà dei sistemi moderni che esistono è che nella grande maggioranza dei casi si utilizzano ancora tecnologie che non sono quelle che utilizziamo noi nel piccolo, le tecnologie diciamo industriali sono ancora tecnologie di qualche anno fa. E dunque questa distinzione è ancora più grande. Gli alberi B sono ottimizzati per minimizzare gli accessi a disco, cioè gli alberi B cosa fanno? Cercano di memorizzare chiavi. Allora, intanto si utilizzano quando il numero di chiavi è troppo grande per poter essere memorizzato nella memoria principale e per poter utilizzare la memoria secondaria, noi dobbiamo accedere a una memoria lenta.
Allora abbiamo bisogno di una struttura dati che minimizzi il numero di accessi al disco. È chiaro che questo numero non può essere 1, perché questo vorrebbe dire che la struttura, mentre io la sto lavorando, è tutta nella memoria principale e dunque abbiamo questo problema di spazi. D'altra parte, se è vero che esiste una differenza fondamentale in accesso, qua stiamo parlando proprio di una differenza dovuta all'hardware e anche all'interazione col sistema operativo, questo numero di accessi non può essere troppo elevato perché altrimenti abbiamo delle strutture che sono simili a quelle che avevamo già prima, però dove ogni accesso al nodo, quando io vado a vedere un figlio, questo mi costa troppo. E allora dobbiamo trovare il giusto mezzo. Gli alberi B fanno esattamente questo, cioè bilanciano tra questi due aspetti. Dunque, se noi volessimo disegnare la struttura della memoria tenendo conto di questo terzo aspetto, allora disegneremmo come sempre la nostra struttura principale, dove abbiamo lo stack, abbiamo la heap, però questa volta dobbiamo anche avere la memoria secondaria. E queste strutture vivono fondamentalmente un po' qui e un po' qui. E in particolare noi faremo le cose in maniera da avere un numero costante di oggetti nella heap che poi puntano ai vari oggetti che si trovano nella memoria secondaria, i quali hanno l'indirizzo di altri oggetti che si trovano nella memoria secondaria. Dunque, noi avremo una struttura simile a quella che abbiamo normalmente nella memoria principale, dove abbiamo accesso solamente a una componente e poi da lì abbiamo l'indirizzo delle altre, però questa sarà replicata nella memoria secondaria e le operazioni verranno effettuate nella memoria principale, necessitando dunque di operazioni sia di lettura sia di scrittura sulla memoria principale. Se ci dimentichiamo per un momento che una parte degli oggetti sta qui e una parte degli oggetti sta qua, allora gli alberi B sono una struttura dinamica basata sull'ordinamento, perché sono comunque alberi semiordinati e memorizzati in maniera sparsa. Però dobbiamo appunto aggiungere questa caratteristica che ci sono delle operazioni da e per la memoria secondaria di cui dobbiamo tenere conto. Questo significherà anche che, e lo vedremo tra poco, dal punto di vista della complessità, noi non possiamo più semplicemente dire quante operazioni semplici facciamo, ma dobbiamo anche dire di quale tipo, perché non sono più tutte veloci e tutte allo stesso costo. Andiamo adesso a vedere che come è fatto un albero B nella sua interezza. Un albero B si caratterizza per avere un'arietà, fino adesso abbiamo visto sempre alberi binari, adesso andiamo a vedere alberi NK pari, se volete, quindi possedere una arietà, che in questo contesto normalmente si chiama branching factor, però è lo stesso concetto, superiore a 2 e spesso dell'ordine di migliaia. Poi nei nostri esempi su carta ovviamente non andiamo a usare questi numeri, però dovete immaginare che normalmente le arietà sono molto alte. E vedremo, calcoleremo, dimostreremo che un albero B ha un'altezza proporzionale a un logaritmo non più in base 2, ma in base molto alta, cioè in base branching factor di n, dove n è il numero di chiavi. Normalmente noi distinguiamo tra complessità o altezze o entità di grandezze lineari, superlineari, logaritmiche e così via, dove però per logaritmo intendiamo sempre un logaritmo in base 2. Perché abbiamo detto all'inizio che nella notazione O grande e nella notazione teta grande, avere basi diverse dalla base 2 fa differire il risultato sempre per una costante. Questo è ancora vero adesso, non è che diventa falso, però diventa meno vero quando le basi sono molto grandi, allora questa costante di differenza ha un ruolo e comincia a vedersi dal punto di vista dell'efficienza pratica. E dunque qui, per una volta dovremo tenere conto della base del logaritmo e dovremo tenere conto del fatto che i logaritmi non sono necessariamente in base 2 qua. E come abbiamo detto, dunque, negli alberi B i nodi hanno molte chiavi che sono tra di loro ordinate, e poi c'è quest'ultima caratteristica che gli alberi B crescono verso l'alto e non verso il basso.
Questo non significa che le nuove chiavi non vadano inserite nelle foglie, vanno ancora inserite nelle foglie, però non si creano nuove foglie per l'inserimento di una chiave, ma come conseguenza della modifica della struttura per mantenerla completa e mantenerla corretta. Naturalmente andremo a vedere nel dettaglio che cosa significa questo. Avremo come risultato finale che l'albero dà l'impressione di crescere verso l'alto e non verso il basso. Come in tutte le strutture ad albero, queste esistono perché la complessità delle loro operazioni è proporzionale all'altezza. Quindi la complessità delle operazioni negli alberi B sono proporzionali ad altezze che non sono più logaritmo in base 2 di n, ma sono logaritmo in base molto alta di n. In termini astratti, filosofici, dunque, se gli alberi B sono bilanciati come gli RBT e hanno complessità di operazioni proporzionale all'altezza, che è un logaritmo del numero di elementi, allora gli alberi B e gli alberi RBT, cioè gli alberi di Re Black, possono essere in qualche maniera scambiati tra di loro perché sembrano avere le stesse caratteristiche. E se uno lo guarda superficialmente, questo è vero. Però quello che succede è che noi utilizziamo, come ho detto un minuto fa, gli alberi B quando abbiamo troppe chiavi per poter essere memorizzate nella memoria principale, e dunque se utilizzassimo un RBT avremmo esattamente il problema che non ci sta nella memoria principale. D'altra parte, se utilizzassimo un RBT al posto di un albero B, dunque contando con la memoria secondaria, ma senza le opportune modifiche che sono quelle che andiamo a fare oggi, avremmo un numero di accessi al disco proporzionale nuovamente al numero di a un logaritmo molto basso, con una base molto bassa di n di accessi, e gli accessi costano troppo. Dunque, gli alberi B e gli alberi RB sono intercambiabili dal punto di vista teorico, ma dal punto di vista pratico servono a cose completamente diverse tra di loro. Da che cosa viene caratterizzato il singolo nodo? Il singolo nodo viene caratterizzato da queste cose. Prima di tutto, il numero di chiavi in esso memorizzate. Quindi, normalmente noi abbiamo, diciamo, nodi di alberi normali, che sono fatti così e hanno la loro chiave, mentre i nodi degli alberi B, noi li disegniamo normalmente così perché hanno tante chiavi. 1, chiave 2 e così via. Quindi, sicuramente tra le caratteristiche di un nodo c'è anche da sapere quante sono le chiavi in esso memorizzate. La seconda caratteristica è che le chiavi sono tutte ordinate tra di loro, diciamo da sinistra a destra. Poi abbiamo un booleano, un bit, che è vero se e solo se il nodo in questione è una foglia. E dunque andiamo a dire esplicitamente se il nodo è una foglia. E poi che cosa succedeva negli alberi, diciamo, normali? Negli alberi normali, di nuovo, negli alberi normali, noi avevamo due puntatori ai fili che chiamavamo right e left. Mentre negli alberi B dobbiamo avere un certo numero di puntatori ai fili. Siccome le chiavi sono ordinate, possiamo usare lo stesso principio. Dunque abbiamo puntatori ai figli, diciamo, più piccoli di tutte le chiavi, un puntatore al figlio di che contengono chiavi, anzi sottoalbero, che contiene chiavi che sono tra la prima e la seconda, tra la seconda e la terza, tra la terza e la quarta e così via, fino ad un puntatore a figli, a un sottoalbero che contiene tutte le chiavi più grandi. E allora la proprietà dei BST, dunque evidenziamo numero delle chiavi, ordinamento delle chiavi, essere o non essere una foglia, avere tanti puntatori figli quanti sono le chiavi di un albero di un nodo più uno, e il fatto che la proprietà binary search tree si mantiene perché tutti quelli a sinistra sono più piccoli della radice di tutti e la radice è più piccola di tutti quelli a destra, solo che questa cosa è generalizzata. Dunque, se io dicessi
che questo è A, questo è K1, qua dentro c'è B, questo è K2 e così via, allora avrei che tutte le chiavi di A sono più piccole o uguali a K1, che è più piccola di tutte le chiavi di B, che sono più piccole o uguali a K2 e così via. Inoltre, tutte le foglie sono alla stessa altezza, perché l'albero è sempre completo. Tutte le foglie sono alla stessa altezza H. Questo qui è un esempio di albero B, dove abbiamo una radice che contiene due chiavi e tre fili che sono anche foglie. Vedete, tutte le chiavi del filo di sinistra sono più piccole di 5, 5 è più piccolo a tutte le chiavi di questo figlio di mezzo, le quali sono più piccole alla chiave 8, la quale è più piccola di tutte queste chiavi che sono qua a destra. Come sempre, dobbiamo fare una scelta su dove mettere le chiavi uguali, pendiamo a sinistra come abbiamo sempre fatto, per esempio nel caso degli alberi binari di ricerca. Osserviamo nuovamente che il numero di figli, cioè di puntatori ai figli, è esattamente 1 più del numero di chiavi contenute in un certo nodo, oppure 0 se xlif è true, cioè se il numero di chiavi è, se il nodo è una foglia. Ora, la domanda che noi dobbiamo porci è: ma se questi nodi possono avere poche o tante chiavi, allora nessuno mi impedisce di mettere tutte le chiavi nello stesso nodo e eliminare ogni complessità. Certo, è vero, ma questo sarebbe equivalente a memorizzare tutto in un array ordinato, perché io inserisco le chiavi nello stesso nodo, tutte nello stesso nodo in maniera ordinata e mantengo tutto nello stesso nodo, e quello è equivalente ad avere un array. Dunque, perderemmo tutti i vantaggi di avere una struttura ad albero. Inoltre, non possiamo limitare al minimo il numero di chiavi, perché altrimenti, se non diamo un minimo di libertà, allora i nodi conterrebbero tutti una sola chiave, e torniamo al caso di alberi, diciamo, classici, che però abbiamo visto che non possono essere completi, ed inoltre l'altezza è sì una cosa conveniente, proporzionale al logaritmo di numero di chiavi totali, ma è proporzionale al logaritmo in base 2 del numero di chiavi totali, che in questo mondo dove mettiamo le cose sulla memoria secondaria non è più abbastanza. E allora che cosa facciamo? Limitiamo il numero di chiavi sia dal basso che dall'alto. Dunque, limitiamo il numero di chiavi sia dal basso, cioè sia non meno di, sia non più di. E diciamo che ogni nodo tranne la radice ha almeno t-1 chiavi. T è un parametro del nostro albero, che viene normalmente chiamato o denominato grado minimo di un albero. Dunque, ogni nodo tranne la radice ha almeno t-1 chiavi, e ogni nodo può contenere al massimo 2t-1 chiavi. Almeno t-1 è non più di 2t-1. Ovviamente almeno t-1 vale per tutti meno per la radice, perché se valesse anche per la radice, allora avremmo un problema, perché non potremmo avere un albero con una sola chiave, e diciamo la nostra definizione sarebbe matematicamente incompleta, perché non porterebbe ad avere un numero, non porterebbe ad avere una struttura che può ospitare in linea di principio qualunque numero di chiavi. Dunque, dobbiamo fare questa eccezione, e l'eccezione è che appunto la radice non è sottoposta al vincolo minimo, e pertanto un albero con una sola chiave avrà un solo nodo, che è la radice, con la sua chiave. E diciamo che questa, anche se non abbiamo ancora capito come, questa si va riempendo fino a quando può, e quando non può più si creano nuovi nodi, si creano nuovi nodi per ospitare il numero, per ospitare, diciamo, le chiavi necessarie. Inoltre, ogni nodo ha un numero massimo di chiavi, perché se non l'avesse torneremo a quello che abbiamo detto prima, cioè riempiremmo troppo il nostro nodo, tutte le chiavi starebbero sullo stesso nodo e la nostra struttura sarebbe equivalente ad avere un array con la sua, diciamo,
inefficienza che conosciamo bene. Con queste caratteristiche, adesso dobbiamo chiederci come leghiamo il numero di chiavi e l'altezza. La cosa che andiamo a fare vedere, la cosa che andiamo a dimostrare è che l'altezza massima di un albero con n chiavi e grado minimo t, maggiore o uguale a 2, è logaritmo in base t di n più 1 mezzi. Quindi adesso noi dobbiamo andare a dimostrare questa cosa qua. Questa dimostrazione è particolarmente semplice dovuto al fatto che il nostro albero è appunto sempre completo. Parliamo di alberi biticoli, le loro caratteristiche, quella di avere tutte le foglie alla stessa altezza. E dunque andiamo a fare il nostro ragionamento. Come potremmo fare il ragionamento se t fosse uguale a 2, cioè se avessimo un albero binario completo? Un albero binario completo ha sempre un'altezza proporzionale al logaritmo in base 2, perché ogni volta andiamo a raddoppiare il numero di elementi. In un albero B la questione è più o meno la stessa, con dei piccolissimi particolari. E quindi andiamo a vedere qual è il caso peggiore, cioè noi vogliamo mostrare che l'altezza non è più d, e quindi cerchiamo di essere il meno efficienti possibile secondo le regole degli alberi B. Essere il meno efficienti possibile significa andare ad allocare la radice e metterci dentro una sola chiave. Poi io, siccome ho una sola chiave, ho esattamente due figli. Questi figli provo a riempirli al minimo, e come minimo qua ci devono essere t-1 chiavi, perché me lo dice la mia regola. E anche qui ci devono essere t-1 chiavi. Ognuno di questi ha t figli, e ognuno di questi figli a sua volta ha t-1 chiavi. Tutto questo deve sommare a n chiavi totali. La domanda è: se ho n chiavi totali distribuite in questo modo che segue le regole dei BT, ma è il meno efficiente possibile, quanto alto è questo albero? Andiamo a fare questo conto. Allora, il numero n deve essere che cosa? Deve essere 1 più 2 volte t-1, che sono questi al secondo livello, al primo livello, più 2t per t-1, perché ci sono t figli per ognuno degli elementi, ognuno di questi t figli ha t-1 chiavi, più 2t al quadrato per t-1 e così via, fino ad arrivare all'ultimo livello ad altezza h. Dunque, il numero totale di chiavi deve essere equivalente a questa espressione. E quindi, se io fossi un pochino più efficiente, cioè aggiungessi delle chiavi da qualche parte in questo, senza cambiare l'altezza, avrei un numero maggiore di chiavi. Pertanto, il numero totale di chiavi è maggiore sicuramente di questa espressione qua, che contiene la maniera meno efficiente possibile di distribuire chiavi dentro un albero B. Allora, questa espressione qui a che cosa corrisponde? Proviamo a riscriverla. 1 più, e adesso vado a vedere, diciamo, metto in evidenza in qualche maniera da qui. Mi viene fuori questo perché t-1 compare da tutte le parti, quindi t-1 lo metto qua per 2 più 2t al quadrato più 2t alla terza fino a 2t all'h-1, sommatoria per i che va da 1 ad h, dico 1 ad h perché così ho h-1 elementi, di 2 per t alla i-1. Infatti il primo è proprio 2 per t alla 0, cioè 2, il secondo è proprio 2t, il terzo è proprio 2t al quadrato. Dunque questa espressione qui è proprio quella che avevamo qua sopra. Adesso che cos'è questo oggetto qui? Questo oggetto qui è una sommatoria geometrica il cui risultato non devo andarmi a calcolare tutte le volte, perché ho una formula che me lo dice. Applicando la formula delle sommatorie geometriche a questa particolare sommatoria, dove tra l'altro il 2 può andare a sbattere fuori perché non dipende da i, mi viene t alla h-1 diviso t-1.
come sempre, uno dei soliti risultati noti che noi utilizziamo sempre gli stessi, e quindi basta andarsene a vedere una volta. Dunque, allora se io qua metto n, qua devo lasciare naturalmente il maggiore uguale, e se qui metto n devo ancora lasciare il maggiore uguale qui. Questa uguaglianza l'avremmo dovuto mettere se avessimo escluso l'n da qua. Dunque, n maggiore o uguale di 1 più 2 per t meno 1 per t alla h meno 1 diviso t meno 1. A questo punto il t meno 1 con il t meno 1 lo posso semplificare e dunque mi viene 2 per t alla h meno 1. E una volta fatto questo, vado a evidenziare t alla h, e dunque t alla h è minore o uguale, perché sta a destra di questo lato, dunque è minore o uguale a n più 1 diviso 2, e adesso passo ai logaritmi che sono monotoni e dunque lasciano invariata questa è la direzione, e abbiamo che h allora è minore o uguale al logaritmo in base t, che è diverso da dire logaritmo in base 2, di n più 1 mezzi. È diverso anche dal punto di vista asintotico, perché t è pensato essere, o immaginato essere, molto grande e non semplicemente una costante qualsiasi. E allora, se n deve essere maggiore o uguale a questo numero di oggetti, allora h non è più grande di questo logaritmo del numero di chiavi che sono inserite nel nostro albero. Dunque abbiamo limitato verso l'alto l'altezza, abbiamo limitato l'altezza di un albero B con branching factor, sì, branching factor con grado minimo, scusate, con grado minimo t, l'abbiamo limitata al logaritmo in base t di n più 1 mezzi. Adesso facciamo una pausa, tra virgolette, e andiamo a fare un attimino, andiamo a chiederci. Per tutte le strutture ad albero vere o presunte, cioè vere o virtuali che fossero, in tutti i casi che abbiamo visto, noi abbiamo legato numero di oggetti ed altezza. Perché lo abbiamo fatto? Perché la struttura ad albero ci permette di farlo. Quando noi andiamo a vincolare la nostra struttura, il vantaggio di vincolarla deve essere evidente nell'altezza che otteniamo. L'unica cosa in cui non abbiamo vincolato questa struttura sono stati i casi delle liste che non sono alberi e degli alberi di ST che sono alberi senza nessun vincolo strutturale, possono essere storti quanto vogliono. E dunque lì non c'era nessun legame tra numero di chiavi e altezza, se non il fatto che l'altezza non poteva essere di più del numero di chiavi che avevamo, così come succede per le liste. Quando noi andiamo a introdurre delle condizioni, quindi nelle heap, negli alberi tre black, in questi alberi qua, allora necessariamente dobbiamo ottenerne un vantaggio dal punto di vista dell'altezza. E per ognuno di questi casi abbiamo usato una maniera leggermente diversa, perché era leggermente diversa la struttura che noi andiamo a costruire. Le heap sono alberi binari quasi completi, gli alberi tre black sono alberi bilanciati, gli alberi B sono alberi completi. Dunque, per ognuno di questi casi c'è un modo diverso di legare numero di elementi ad altezza, e quello che vogliamo fare adesso è semplicemente ripassarlo per un istante. Quindi, nel caso delle heap, abbiamo usato la proprietà di essere alberi binari quasi completi. Nel caso dei BST non ci sono vincoli. Nel caso degli alberi black, abbiamo usato l'altezza nera ed il fatto che un ramo poteva avere al massimo un nodo rosso dopo ogni nodo nero. Quindi, se guardi solo i nodi neri, l'albero è completo, più un po' di margine perché abbiamo questi nodi rossi in mezzo, e negli alberi B abbiamo usato il fatto che sono completi. È importante dal punto di vista didattico che quando andiamo a operare, agire sullo stesso concetto in maniera diversa, noi ci appuntiamo, ci scriviamo come abbiamo agito in ognuno dei casi per vedere caratteristiche comuni e differenze. Se facciamo questo, poi tutte le nostre dimostrazioni diventano in qualche maniera casi particolari di una cosa più generale. Però non possiamo pretendere di imparare isolatamente come si calcola l'altezza di una heap e come si calcola l'altezza di un albero B, perché
perché sono due strutture diverse, quando in realtà sono entrambe strutture ad albero e per calcolare l'altezza leghiamo un numero di oggetti appunto ad altezza usando le proprietà strutturali. È molto più importante capire questi concetti in generale piuttosto che ricordarsi a memoria come si fa in ogni caso, secondo me. Chiusa questa parentesi e finita la pausa, allora andiamo a costruire, andiamo a studiare le operazioni che vogliamo studiare sugli alberi B. Operazioni che, come nel caso degli alberi del Black, sono appunto solo ricerca e inserimento di una chiave. Qui io inserisco anche la creazione, perché mentre nei casi degli alberi BST e degli alberi Red Black la creazione in qualche maniera è un po' implicita, cioè se noi lo guardiamo dal punto di vista algoritmico, creare un albero Red Black significa semplicemente inserire la prima chiave. Qui non basta inserire la prima chiave, ma bisogna fare delle minime operazioni, e dunque diciamo che esiste l'operazione di creazione. Però questo qui non ha un senso algebrico, ha solamente un senso informatico, se volete, quindi ha senso solo dal punto di vista pratico e non dal punto di vista teorico. Convenzioni. Cosa ci aspettiamo quando studiamo ricerca, creazione e inserimento di una chiave? Intanto che disk read e disk write siano operazioni che esistono, che noi chiamiamo all'interno dei nostri algoritmi e non specifichiamo come sono fatte. Perché? Perché dipendono dal linguaggio di programmazione e dal sistema operativo e dal dialogo che dobbiamo avere con lo stesso. Quelle operazioni lì, noi quando ne abbiamo bisogno, ne prendiamo un nodo e lo scriviamo sul disco oppure lo prendiamo dal disco. Contiamo 1 quando dobbiamo contare la complessità in termini di CPU, di operazioni, di procedure che hanno all'interno quelle operazioni lì, cioè quando ce l'abbiamo conta come se fosse un'operazione elementare, però poi ci occupiamo di contare quante ne abbiamo fatte specificamente di quel tipo. Perché, come abbiamo detto, calcoliamo le complessità sia in termini di uso della CPU, come abbiamo sempre fatto, operazioni semplici, sia in termini di, in particolare, quante di queste operazioni abbiamo fatto. Quindi ricordiamo che quando andiamo a calcolare la complessità asintotica in termini classici, allora disk read e disk write costano 1. Poi, quando andiamo a calcolare la complessità in termini di numero di gesti al disco, tutto il resto non conta niente, conta solamente quante, dobbiamo andare a vedere quante sono queste operazioni in una certa situazione. Inoltre, non facciamo mai disk read della radice, perché la immaginiamo sempre nella memoria principale. E noi possiamo sempre immaginarci di avere un numero costante di oggetti in memoria principale, perché questa è un'assunzione accettabile. Quello che non possiamo accettare è di avere un numero variabile sempre di oggetti in memoria principale. In questo caso, appunto, abbiamo detto usiamo gli alberi B perché le cose da memorizzare sono troppe. E inoltre immaginiamo che quando un nodo è passato come parametro ad una delle procedure o sottoprocedure, perché vedremo che, appunto, come nel caso degli alberi Red Black, non faremo semplicemente insert, ma dobbiamo avere tutta una serie di sottoprocedure. Immaginiamo che quando la passiamo come parametro, la nostra convenzione è che disk read sia già stata eseguita sul nodo di cui vogliamo parlare, cioè il nodo passato come parametro. Operazione di search o di ricerca non fa niente di più e niente di meno che generalizzare la ricerca su un albero BST o un albero Red Black. L'unica differenza è che non dobbiamo sempre andare sotto, ma dobbiamo andare a cercare sullo stesso nodo. Quindi forse con un esempio è più facile andare a capire, ma l'operazione di ricerca è fondamentalmente molto banale. Se noi avessimo un albero B, diciamo con le chiavi 1, 7, 10, 14, 20, 30, poi questo deve avere figli più piccoli di 1, non possiamo, quindi diciamo 2, e quindi diciamo che c'è solo l'1, qui fra il 2 e il 7, e qui diciamo che quindi c'è per esempio il 3, il 4 e il 5,
qui fra 7 e 10, diciamo che c'è solo 8 e 9, qui fra il 10 e il 14, e diciamo che c'è 11 e 12, e basta, giusto per non essere troppo banale. Undici e dodici. Qui diciamo che c'è il 15 e il 17, quindi fra 14 e 20. Poi qua diciamo che c'è fra 20 e 30, 22 e 26, e dopo il 30 diciamo che c'è il 31 e il 33. In questa situazione Search, per esempio, di 16 vuol dire andare a prendere la radice e andare a, sapendo che questi sono ordinati, andare a scorrere da destra a sinistra fino a quando ne troviamo uno più grande. Quindi 2 più piccolo no, 7 più piccolo no, 10 più piccolo no, 14 più piccolo no, 20 più grande. Allora, siccome 14 più piccolo e 20 più grande, in questo nodo il 16 non c'è. Se ci fosse nell'albero, starebbe nel figlio che c'è fra 14 e 20. E dunque vado a pescarmi questo figlio qui e ricomincio. 15 è più piccolo, 17 è più grande, dunque in questo nodo il 16 non c'è. Se ci fosse, sarebbe nel figlio tra 15 e 17. Ma tra 15 e 17 non c'è nessuno perché lui è l'if, risposta, il 16 non c'è. E allora come rendiamo questo? B3Search prende un nodo perché è ricorsivo, in realtà è tail ricorsivo, quindi potevamo anche renderlo iterativo se avessimo voluto, diciamo renderlo iterativo banalmente se avessimo voluto, però siccome abbiamo deciso di farla ricorsiva, allora prendiamo un nodo come parametro e poi quando vogliamo cercare sullo stesso albero cercheremo su prendendo come nodo la radice. E K è la chiave da cercare. Prendiamo un indice I che mi serve per scorrere i nodi di un albero e dunque per I che va da, mentre I va da 1 ed è più piccolo di n e la chiave K è strettamente maggiore della chiave che sto guardando adesso, allora continua ad avanzare. Quando siamo arrivati in fondo, possono essere successe tre cose. O K non è più maggiore, quindi è minore o uguale, dunque tra i casi possibili c'è anche quello che è uguale, e allora dobbiamo ritornare l'indice come risultato, oppure appunto, questo sarebbe il caso in cui la chiave è stata trovata, oppure non è successo questo, dunque K non è uguale a nessuna chiave, però xlif è true e allora vuol dire che io ho esaurito tutte le possibilità e dunque ritorno a nil perché non c'è la chiave nel nostro albero, oppure non sono vere nessuna di queste cose e dunque siamo usciti dal while principale perché abbiamo trovato una chiave maggiore o uguale alla chiave che stavamo cercando, però il mio nodo non è foglia. E allora cosa faccio? Discrete del iesimo figlio. Dunque questi cicli, questo ciclo è fatto in maniera tale che se il caso è che io devo andare a prendere uno dei figli, è proprio l'iesimo. Gli indici sono fatti in maniera che sia proprio l'iesimo. E una volta che io sono andato a prendermelo, diciamo dalla memoria secondaria, allora richiamo, ed è per quello che scrivo qua return, richiamo b3search sul nuovo figlio della stessa chiave. Questa operazione è chiaramente corretta, se non ci credete potete fare l'invariante ricorsiva, che è fondamentalmente la chiave, se esiste, è sempre nel sottoalbero radicato nel nodo in cui io sto andando a cercare, questa sarebbe l'invariante. E per quanto riguarda la complessità, qui abbiamo il primo elemento, il primo caso in cui dobbiamo andare a fare la complessità nei due parametri. Dunque, prima di tutto, complessità
il numero di accessi al disco. Il numero di accessi al disco è quante volte viene chiamata diskgrid. Diskgrid viene chiamata sempre su un figlio e dunque, nel peggiore dei casi, scorro l'albero in tutta la sua altezza. Se scorro l'albero in tutta la sua altezza, allora lo scorro per un logaritmo in base t di n perché l'altezza è limitata da un logaritmo in base t di n. Sì, qui c'era scritto logaritmo in base t di n più 1 mezzi, ma noi sappiamo che tutta questa roba qua è o grande del logaritmo in base t di n. Ed è uno grande perché non siamo andati a vedere la casistica. Diciamo che nel caso peggiore è teta del logaritmo in base t di n, mentre nel caso migliore la trovo subito e dunque non faccio accessi al disco perché la chiave che io volevo è già nella radice. Inoltre, dobbiamo andare a contare la sua complessità dal punto di vista diciamo, classico, cioè quante operazioni semplici faccio. Per fare questo vi devo ricordare che in questa procedura qua c'è un while, che è quello che veramente mi conta, più appunto una chiamata ricorsiva. Quanto costa questo while? Nel caso peggiore io lo devo andare a guardare tutto. Inoltre, nel caso peggiore, dopo aver guardato tutto un nodo, vado a pescare un figlio e poi guardo tutto quel nodo lì. Poi vado a pescare un figlio e poi guardo tutto quel nodo lì. Insomma, utilizzando questa tecnica, il tempo totale è, nel caso peggiore, teta di t, che è il numero di oggetti che al massimo ci può stare. Anzi, no. Il numero di oggetti che ci può stare nella chiave è 2t-1, ma in termini asintotici è come avere t e quindi teta di t e questo lo faccio per il numero di volte in cui io mi richiamo, ma questa qua non dà luogo a una ricorrenza perché è tail-ricorsiva e dunque è come se ci fosse un while dentro un while, come se questa procedura fosse tutta dentro un while che viaggia per l'altezza del nostro albero e dunque teta di t per h, cioè teta di t per logaritmo in base t di n. Ora noi dovremmo andare a fare questa considerazione qua. Ma se io mettessi dentro tutti gli oggetti, diciamo, se io utilizzassi per esempio un albero red-black, cosa cambierebbe? Non sarebbe la stessa cosa. Sì, t sarebbe 1 e questo logaritmo sarebbe logaritmo in base 2. Di n, otterremmo diciamo la complessità classica della ricerca su un albero che è logaritmica, ma non è vero che tutti i logaritmi sono uguali, è vero dal punto di vista teorico asintotico, ma non è vero in questo caso dove t è molto grande. Infatti, per vedere la vera potenza di queste strutture dati, dobbiamo tenere conto che la base del logaritmo è davvero grande e dunque questo, notate che più allargate la base del logaritmo, più piccolo è questo numero qua, però più grande è questo t. Quindi, trovando il giusto bilanciamento fra l'altezza che si vuole e il numero di chiavi che si vuole all'interno di un nodo o che ci può stare all'interno di un nodo, perché questa è la vera, una delle limitazioni più importanti, otteniamo un'ottimalità pratica di queste strutture che sono, ripeto, come detto all'inizio, pensate per andare a toccare una memoria molto lenta. In una situazione reale, fare discrete costa molti ordini di grandezza di più che qualunque di queste operazioni. Il vero collo di bottiglia sta in quanti discrete facciamo. E se voi mi rispondete, allora non ne facciamo nessuno, io vi dico, non possiamo farlo perché sennò abbiamo tutto nella memoria principale. Dobbiamo trovare il giusto mezzo. Ecco perché bisogna stare attenti a fare questo conto. Se state pensando che ogni nodo preso singolarmente è totalmente ordinato, è vero, e che io potrei più efficacemente andare a prendere il suo figlio corretto facendo una ricerca binaria sul nodo
e non la ricerca lineare, avete ragione, però il trade-off tra la complessità di programmare questo e il vantaggio che si ottiene, dovete andarvi a fare i conti, provateci e vedete che alla fine in realtà non è che convenga poi così tanto. Inserimento e in particolare creazione di un albero e inserimento di un elemento. Allora, per poter fare l'inserimento, prima di tutto dobbiamo avere un albero, dobbiamo assicurare che l'albero esista. Non possiamo inserire una chiave su un albero vuoto, come abbiamo fatto in tutti gli altri casi. E allora abbiamo la procedura btreeCreate. Sia lui, sia la procedura di inserimento, quando è necessario, assumono di poter chiamare una procedura che noi chiamiamo allocate, che è quella che crea lo spazio, diciamo, crea un nodo sulla memoria per poterci mettere dentro delle cose. Dunque, oltre a disk read e disk write, abbiamo anche allocate come procedura che non andiamo a specificare. Come funziona la creazione? Creiamo un nodo, fino qui è naturalmente ancora nella memoria principale, diciamo che è una foglia, diciamo che non ha numero, che non ha nessuna chiave, e poi lo scriviamo sul disco e ne teniamo conto nella nostra variabile che contiene l'albero. Il disegno che noi facciamo è sempre lo stesso. Noi abbiamo lo stack, la memoria principale, e questa volta abbiamo anche la memoria secondaria. Quindi qui nel main vive T, la quale punta alla root che per ipotesi sta sempre in memoria principale, una delle ipotesi che abbiamo fatto prima, e lei punta a oggetti che però stanno da qualche parte in memoria secondaria, e questi oggetti tra di loro anche si puntano secondo convenienza. Questo sarebbe, diciamo, lo schema, ripartendo nei tre tipi di memoria a questo punto: stack, heap e memoria secondaria, e di quello che stiamo costruendo adesso. Dunque btreeCreate prende in parametro la variabile t che abbiamo dichiarato localmente qui e poi ne definisce la radice, che è x stesso, e quindi x continua a vivere qua con un nome, tra l'altro continua a vivere, x è questa durante la procedura btreeCreate, poi viene distrutto e rimane accessibile solamente attraverso troot. E ovviamente all'atto della creazione la root è una foglia, come uno si aspetta che effettivamente sia. Cosa facciamo quando dobbiamo inserire una chiave? Allora, una chiave, fin tanto che la mia root inizialmente vuota è ancora semi vuota, e io posso continuare a inserire chiavi lì dentro. A un certo punto raggiungeremo il limite che noi ci siamo dati di massimo 2t-1 chiavi. In questo caso quello che dobbiamo fare è creare nuovi nodi, in generale un nuovo nodo, però ci sarà qualche caso in cui dobbiamo crearne due, e ricostruire il nostro albero creando nuovo spazio. Questa è l'idea, l'intuizione. Adesso dobbiamo stabilire: uno, come si creano nuovi nodi e si ricostruisce l'albero, e due, quando si creano nuovi nodi e si ricostruisce l'albero. Per fare questo iniziamo a dire, a descrivere che cos'è btreeSplitChild. SplitChild è una procedura, lo possiamo scrivere qua, sicuramente sarà scritto già. SplitChild è una procedura per dividere un nodo figlio di qualcuno. Divide un nodo figlio di qualcuno. Quindi noi in realtà in questa operazione teniamo conto di due nodi: io e
uno dei miei figli che io voglio dividere perché è troppo pieno. E allora, come funziona B3 Split Child? Intanto le ipotesi quali sono? Si assume che X, cioè il nodo su cui viene chiamato, sia un nodo interno non pieno e già nella memoria principale, la solita assunzione, vi ricordate? Data una procedura e un nodo passato come parametro, si assume che lui sia già stato fatto discrete su di lui. Inoltre, assumiamo che il liesimo figlio di X sia anche lui nella memoria principale. Gli diamo il nome Y, eccolo qua, e assumiamo che lui sia pieno. Allora, assunzione di B3 Split Child. Io sono un nodo non pieno e ho un figlio che è pieno e che voglio dividere. Ora, pensiamo, perché queste assunzioni particolari? Intanto, se io sono un nodo non pieno, posso ancora ospitare almeno una chiave. Mentre se io ho un figlio pieno, quel figlio non può ospitare chiavi, però se lo spezzo, lo posso fare in maniera tale che i nodi che ne emergono siano tutti semivuoti e se avanza qualcosa, e sicuramente qualcosa avanzerà, quella cosa che avanza la posso prendere io rispettando l'ordinamento perché io non sono pieno. Questa è l'idea di Split Child. Andiamo a farlo proprio su questo esempio qua. E dunque immaginiamo di avere 5 e 20. Ora qui c'è un figlio che si chiama C1, lui è X, allora lui si chiama XC1. Qui c'è un figlio XC2 e qui c'è un figlio XC3. Ci sono sicuramente perché io non sono foglia e ci sono tutti e tre perché l'albero è completo. Qui la roba che c'è non mi interessa e la roba che c'è qui non mi interessa. Quello che mi interessa è che C2 ha 7, 10, 14, 16, 18. 7, 10, 14, 16, 18. Vogliamo vedere che cosa accade quando chiamiamo split child su X con indice 2. Vogliamo spezzarlo, dobbiamo spezzare questo figlio qua. E dunque Y è questo signore qua. Se vi state chiedendo perché stiamo facendo lo split è un'operazione necessaria a qualche tipo di inserimento. Ci sono dei casi in cui per l'inserimento è necessario fare lo split. Dunque il valore di split non è assoluto, ma è relativo all'operazione di inserimento. Pertanto non dobbiamo sforzarci di capire perché lo vogliamo fare adesso, vogliamo semplicemente sforzarci di capire come si fa a spezzare un nodo rispettando tutte le richieste, rispettando tutte le caratteristiche di partire da un BT e arrivare a un BT, e vogliamo in particolare spezzare questo nodo qua. Ora andiamo a seguire questo codice. La prima cosa che si fa è si crea un nuovo nodo che si chiama Z, quindi questo viene creato, viene chiamato Z e gli viene dato il valore LIF, lo stesso valore LIF che ha Y. Cosa significa questo? Se Y è LIF, allora anche Z è foglia, è LIF. Se Y non è LIF, cioè lui ha della roba sotto, allora anche Z non è foglia, e tra poco vedremo che cosa avrà sotto. Questo è per giustificare zlif uguale ylif. E adesso, per ogni indice che va da 1 a t-1, la chiave jesima di z, ricordatevi z è il nodo nuovo, diventa la chiave j più tesima del nodo y. Allora, in questo esempio, ci siamo scordati di dire, t è 3, ok? Nel mio esempio T è 3, questo è un albero binario, scriviamolo meglio che non riesco neanche a scrivere un 3 decente. In questo esempio T
3. Pertanto, i nodi possono contenere minimo 2, massimo 5 chiavi. Ecco perché Y è pieno. Siccome T è 3 e Y è pieno, io so esattamente chi va dove. E il primo for, questo for qua, copia le ultime T chiavi da questo nodo a questo nodo. Dunque il risultato è che qui ci scrive 16 e 18. Zeta chi j-esima, j1, 2, 3, è uguale a y k, j più t, quindi 1 più 3, 2 più 3 e così via. Se y lif è false, dunque se questo ha della roba sotto, possiamo anche immaginarlo, che se ha della roba sotto allora ne ha esattamente 6, che sono questi puntatori qua. Facciamo finta che questo punta a, questo a B, questo a C, questo a D, questo a E e questo a F. Allora, il secondo for, che è condizionato a non essere foglia, ha come effetto quello di prendere questi puntatori qui, quindi D ed F, e dire che questo punta a D, questo punta a E e questo punta a F. Osserviamo che questo andava da 1 a t-1 e questo va da 1 a t perché c'è sempre un puntatore in più. Adesso andiamo a settare il numero di oggetti in y. Il numero di oggetti in y originalmente era 5. Dopo fatto lo split, tutta questa roba qua se ne deve andare. Andarsene significa cambiare il suo numero di oggetti, quindi yn, e poi a fine operazione, quando faccio write, tutto quello che io non ho copiato e quindi va perso. E dunque a tutti gli effetti, scrivere yn uguale t-1, cioè uguale a 2, a tutti gli effetti significa dire che questa roba qui viene cancellata. Ecco l'effetto di dire yn uguale a t-1, cioè 2. Quindi y da avere 5, no, 5 chiavi adesso ne ha solo 2. Adesso per j che va da xn più 1 down to i più 1, allora, i intanto era il punto su cui io volevo fare lo split, ok? xcj più 1 diventa xcj. Cosa significa questo? Fondamentalmente significa che adesso io devo fare spazio qui dentro perché? Perché questo nodo Z qua ancora non me l'ha puntato nessuno. E dunque, quello che io devo ricordarmi è che devo rispettare tutte le proprietà. Ora io so che tra poco 14 andrà a finire nel nodo X e tutti gli elementi fra 5 e 14, che sono questi, devono essere puntati dal 2 ed è ancora così. Tutti gli elementi fra 14 e 20 devono essere puntati, devono andare a, diciamo, a puntare al nodo Z e tutti gli elementi dopo il 20 devono fare quello che facevano prima. E dunque io mi devo ricordare di spostare in avanti tutti gli elementi, il che significa fondamentalmente che cosa? Che questo non si chiama più XC3, ma si chiama XC4 adesso, dopo questa operazione. E tra un attimo, dopo aver fatto questa, CX più 1 diventa Z, dunque sì, dunque, XC3 andrà a prendere questo valore qua, XC3, il nuovo C3 sarà Z, e tutti questi elementi qui, quelli che stanno a destra dell'elemento centrale qua, vanno spostati uno in là. E dunque questo
viene creato un nuovo elemento e messo qui il 20. Notate che adesso xc3 è già giusto, xc4, qualunque cosa fosse, continuerà a puntare a elementi, vedete che xc4 non è più questo qui, naturalmente, ma è diventato a destra del 20, eccolo qua, xc4, che continua a puntare a quello a cui puntava prima. Allora, dopo aver fatto questo split qua, noi ci siamo andati a creare spazio sul nodo X, spostando di uno a destra tutti i puntatori che devono essere spostati e spostando di uno a destra tutti gli elementi che devono stare a destra del nuovo elemento che andrà a prendere posto nel nodo X. Siamo sicuri che c'era spazio nel nodo X? Sì. Per ipotesi, X non è pieno. La procedura assume che X sia un nodo interno non pieno già in memoria principale. Ultima operazione, x, la iesima chiave di x diventa la tiesima chiave di y, la tiesima chiave di y è 14 e quindi qua ci scrivo 14 e finalmente xn diventa xn più 1, ricordate che qui non ha più n elementi ma ne hai uno in più e in fondo write y, perché y è cambiato, write z, perché z prima non esisteva e adesso esiste, e write x, perché x non ha più due elementi, ma ne ha tre. Il risultato è 5, 14, 20, tra 5 e 14 ci stanno 7 e 10, tra 14 e 20 ci stanno 16 e 18, quello che c'era prima di 5 è rimasto, quello che c'era dopo il 20 è rimasto. E quindi qua abbiamo il riassunto nel disegno, 5, 20, 7, 10, 14, 16, 18 c'era prima e a destra c'è quello, c'è diciamo il risultato. Come scriviamo qua, nella figura a sinistra x ha in realtà 3 figli e nella figura a destra x ne ha in realtà 4, come abbiamo fatto noi nel nostro disegno. Di nuovo, questa operazione di split ancora mica l'abbiamo legata noi all'inserimento, però abbiamo già cominciato a capire che se ci trovassimo in una situazione in cui noi dobbiamo fare un inserimento e per esempio se volessimo inserire la chiave 6 qua dentro, allora quello che bisogna andare a fare è andare a spezzare dei nodi pieni. Spezzare dei nodi pieni si fa con B3 split. Split child, questa è la ragione di esistere. Adesso quello che dobbiamo fare fondamentalmente è andare a dire quando dobbiamo spezzare e alla fine dobbiamo dire dove mettere le chiavi nuove. La soluzione che viene, intanto giustamente, numero di operazioni di CPU di split child, B3 split child fa 1, 2, 3, massimo 4 for, i quali al massimo vanno sul numero totale di chiavi in un nodo, il quale a sua volta è limitato da 2t-1, cioè o grande di t. E dunque teta di t è il numero di operazioni in CPU. E il costo in termini di operazioni su disco, notate che queste operazioni qui non c'è nessuna chiamata ricorsiva e queste non sono inserite in nessun ciclo, quindi per ogni chiamata di B3 split child si fanno solo 3 operazioni di scrittura, quindi un numero costante di operazioni di scrittura, dunque teta di 1 operazioni di scrittura. Inserimento adesso che utilizza lo split. Allora, la procedura di inserimento, che è quella che vediamo adesso, utilizza una seconda procedura che assume o che si occupa di inserire una chiave assumendo che il nodo considerato non sia pieno. E quindi che cosa fa B3 insert not full? Se tu mi chiami su una foglia e io non sono pieno, allora la chiave la posso mettere qua, non devo fare niente, basta inserirla nel posto giusto. Se tu mi chiami su un nodo
io devo andare a vedere in che direzione è la foglia giusta, perché tutti gli inserimenti devono essere eseguiti su foglie, ed inoltre devo preoccuparmi di creare spazio. Allora, questa creazione di spazio che viene riassunta in questa fase, se non sei una foglia, allora scendendo da un nodo non pieno, ci potremmo trovarci su un nodo pieno, allora eseguiamo lo split e procediamo ricorsivamente. Questo qua viene chiamato in gergo preemptive split. Perché viene chiamato preemptive split? Perché si fanno potenzialmente degli split non necessari. Andiamo a vedere questa cosa qua. Allora, nella tecnica preemptive split, se noi abbiamo un albero B, facciamo finta di seguire un percorso su questo albero fino alla sua fino alla foglia, e diciamo che la chiave va inserita qua. Nel preemptive split, per ogni nodo pieno che noi troviamo sul nostro percorso, lo spezziamo e lo rendiamo appunto due nodi semivuoti prima di procedere verso la foglia a cui dobbiamo andare. Significa questo fondamentalmente che, per esempio, se questo nodo qua fosse pieno e questo nodo qua fosse pieno, allora noi spezzeremmo questi nodi durante la discesa prima di andare a pescare questa foglia che magari non è piena. E voi dovreste dire: per quale ragione facciamo questo? E c'è una ragione molto sottile e molto importante per cui facciamo questa cosa qua, ed è la seguente. Supponiamo di non fare preemptive split. Se non facciamo il preemptive split, che cosa succede? Io vado qua, vado a vedere dove dovrei inserire il nodo, vado a vedere dove dovrei inserire il nodo, trovo la foglia, magari quella non è piena, ce la metto dentro e qui ho risparmiato. Ma se io questa foglia ce l'ho piena, allora devo cominciare a fare lo split qui che mi porta un elemento qua sopra, riempendo magari questo elemento che mi porta un elemento qui, riempendo magari questo elemento che mi porta un elemento qua. Il risultato finale è lo stesso, ma il numero di volte in cui ho visto ognuno di questi nodi è il doppio. Ora voi mi direte: ma dal punto di vista sintotico non cambia niente? Sì, ma quelle sono operazioni di read e write. E lì avere una o avere due cambia tutto. Dunque, con l'obiettivo di minimizzare, anche in termini di costanti, il numero di volte che noi andiamo ad accedere al disco, mi conviene, mentre scendo, poiché io ho già dovuto prendere in mano un nodo, se è pieno, spezzarlo, casomai, mi conviene fare questo piuttosto che scendere ed eventualmente dover risalire per spezzare cose che non avevo fatto prima. Questa qui viene appunto chiamata split, diciamo, preventivo, preemptive split, e funziona in questo modo. Dunque, bit reinsert più bit reinsert not full inserisce una nuova chiave e si occupa che tutti i nodi pieni che si trovano sul percorso dalla radice che arriva fino alla foglia non siano pieni. Quello che otteniamo con il preemptive split è che, se facciamo questo percorso, alla fine nessuno di questi è pieno, perché se ne troviamo uno pieno lo spezziamo, diciamo, real time. Questo qui è l'equivalente del fix up che abbiamo visto nell'RBT. Nel fix up noi inseriamo e poi aggiustiamo. Qui aggiustiamo prima, per essere sicuri che quando facciamo l'inserimento siamo convinti, siamo tranquilli che l'oggetto è ancora un B3 corretto. In questo modo otteniamo, come abbiamo spiegato, una minimizzazione sia del numero di operazioni su disco, qui anche per costanti, sia del tempo di CPU, che cambia, ma dal punto di vista asintotico, che è quello che veramente conta sulle operazioni non su disco, rimane effettivamente sempre lo stesso, che è theta di h. Allora,
Andiamo a vedere adesso l'insediamento vero e proprio. Dunque, tutta questa procedura di inserimento si occupa nel 90% della sua cosa del caso in cui la root sia un nodo pieno. Se la root non è un nodo pieno, allora R prende il valore di root. Se non è un nodo pieno, allora R di N non è 2TN-1, quindi non è full, e si va direttamente a B3 insert not full, perché io posso a cuor leggero dire inserisci su questo nodo. Ricordatevi che inserire su questo nodo non significa mettere la chiave su quel nodo, significa inserire la chiave sul sottoalbero radicato da quel nodo. L'ipotesi di non full è dammi un sottoalbero radicato da una radice non piena, così io sono sicuro che almeno lui non è pieno. Poi se ne trovo pieni lo faccio io real time. Dunque tutta la difficoltà di B3 insert avviene quando la radice è piena. Che cosa succede quando la radice è piena? Andiamo a disegnare questo caso. Quando la mia radice è piena, dunque io ho il mio albero T e questa è root e ho una radice piena, non so che cosa c'è qua sotto, ma so che sto facendo il pre-empty split, dunque non posso permettermi di avere nessun pieno dal percorso che va dalla radice ad una foglia. Dunque questo non può essere, se è pieno va rimediata questa situazione, e quello che si ottiene è che T deve spezzare su un nodo più piccolo, fare split, quindi dividerlo in due parti, creare uno sopra nuovo, e questa è la differenza. Non c'è nessuno su cui mettere l'elemento che io ho tolto da qui, eh? Se io voglio togliere un elemento da qui, non c'è nessuno sopra su cui metterlo, perché io sono la radice, allora devo crearlo. E dunque quello che succede è che viene allocata una nuova root S, viene detto che lui non è foglia, perché questo è sicuro che non è foglia, e gli viene detto che il primo figlio, quindi temporaneamente la situazione diventa questa, temporaneamente S è vuoto e lui ha un solo figlio C1 che è la vecchia root, e poi viene chiamato split child di S su questo figlio ottenendo questo. Quindi la sequenza di operazioni è che da qui si va qui e da qui si va qua, eh? Questo per naturalmente evitare di dover scrivere il codice di split child qua dentro e di inserirlo due volte. Finita questa operazione qua, che quindi questo è l'unico caso in cui si allocano due nodi, notate che questo è anche l'unico caso in cui l'albero cresce. Infatti prima se la root non è piena, allora tutte le cose che io faccio qua sotto, anche se devo spezzare dei nodi e dividerli in due, c'è comunque spazio in qualche nodo già esistente per mettere la roba che io tolgo, e dunque l'albero non cresce in altezza. La situazione diventa estrema quando io riempio tutti e arrivo ad avere la radice piena. Quando la radice è piena e io devo inserire qualcun altro, è quello il momento in cui l'albero cresce di uno. Diciamo che è istruttivo immaginarsi mentalmente come questa cosa effettivamente avviene. Ora, fatta questa operazione, adesso posso dire a cuor leggero che ovunque io debba inserire la nuova chiave, diciamo che se abbiamo fatto questo, possiamo chiamare insert not full su S, perché S ha una sola chiave e io posso metterne al massimo T-1, e dunque sia che la radice non fosse stata piena all'inizio, sia che la radice fosse stata piena e ho dovuto crearne una nuova, posso chiamare B3 insert non full sulla radice. Quindi tutto il codice meno una riga è relativo al caso in cui la radice sia piena, in questo caso è gestito allocando un nuovo nodo e poi usando B3 speciale con indice 1 per assicurare che la radice non rimanga vuota e che si crei il secondo figlio. Questo passaggio siamo dal secondo al terzo qua. Il primo figlio è la radice originale, questo è il momento in cui l'albero B cresce in altezza. Adesso chiamiamo B3 insert not full. E lo posso fare perché le mie ipotesi sono rispettate. Ovunque io lo stia chiamando, quel nodo lì
non è pieno. Come funziona BTree Insert Not Full? Allora, BTree Insert Not Full funziona nella maniera in cui abbiamo detto prima. Intanto, se io sono una foglia, se tu mi hai chiamato ricorsivamente, anche questa è una procedura tail ricorsiva, se tu mi hai chiamato su un oggetto che è una foglia, allora io per forza lo devo inserire quale elemento, ma tanto è not full e quindi vado tranquillo perché chi mi ha chiamato sapendo che io non ero una foglia. Inserire una chiave in un nodo sapendo che non è pieno è banale, perché c'è sempre spazio in maniera ordinata di inserirlo, e quindi che cosa succede? Si spostano a destra tutti gli elementi con questo while qua, se volete lo scriviamo, sposto a destra gli elementi necessari e poi inserisco la chiave e scrivo sul disco il risultato. Quindi la prima parte di BTree Insert Not Full è assolutamente banale. Tu mi hai chiamato su una chiave, su una foglia, sapendo che non sono pieno. Se invece mi hai chiamato su un nodo che non è foglia, quindi else da xlift true, cioè xlift false, allora io so che non sono pieno, però devo trovare il posto dove devo inserirlo. Dunque la situazione è che io sono su un nodo che non è, che non è una foglia, so che non sono pieno e ho una nuova chiave da mettere dentro. Non la posso mettere qui perché si inserisce solo sulle foglie. Dunque, quello che devo fare è trovare il posto giusto. Devo dire tutte quelle che sono più piccole e tutte quelle che sono più grandi, e trovato questo posto, andare a pescare il nodo giusto sul quale continuare la ricerca. Questo è come la search, sul quale continuare la ricerca per andare a trovare la foglia giusta. Dunque questo while qui trova il sottoalbero corretto. Trova il sottoalbero corretto per l'inserimento e va a pescare la radice di questo sottoalbero con this grid, e a questo punto, diciamo che è questo, si ritrova con un dilemma. Io devo continuare la ricerca del posto giusto, cioè della foglia giusta, con questo nodo qua, quindi con questo sottoalbero qua, ma lui è pieno oppure no? E allora caso pieno, preemptive split. Se lui è pieno, non è mica detto che lui era una foglia, magari qua sotto c'era ancora della roba, ma nonostante questo noi facciamo preemptive split. Ne ho pescato uno sul percorso dalla radice alla foglia dove effettuerò l'inserimento, e quell'uno non è vuoto, diciamo quell'uno è pieno, e dunque lo spezzo. E allora BTree split child chiamato su x su questo child qua, spezzalo, prendi quello di mezzo, mettilo sopra, qui c'è spazio perché tu mi avevi chiamato non full, sicuro, e dividi in due, scegli se andare a destra o a sinistra, eccolo qua, scegli se andare a destra o a sinistra, e poi BTree insert non full, procediamo con quello successivo. Tutto qui, l'inserimento è, una volta capito il preemptive split e la strategia, cioè capito come funziona lo split e capita la strategia del preemptive split, l'inserimento diventa banale. Dunque, la condizione di non essere nodo pieno è certamente vera prima di BTree insert non full, e poi continua ad essere vera se io vado avanti correttamente e facendo lo split. Questa qui è anche l'invariante corretta, o una parte dell'invariante che noi non vediamo esplicitamente perché abbiamo già capito che questa operazione è corretta. Dunque l'invariante sarebbe: all'inizio di ogni esecuzione di BTree insert non full x è non pieno e k va inserito nel sottoalbero radicato in k, radicato.
tanto in non in K all'inizio di ogni esecuzione B3 in set full e non piene K ma inserita nel suo radicato non in K ma diciamo nel figlio giusto, ecco, radicato nel figlio e lì K va inserito nel sottoalbero radicato nell'iesimo figlio. Nell'iesimo figlio. Chiaramente questa invariante è vera all'inizio e non è difficile dimostrare che è vera ad ogni passo. Non vediamo questo in dettaglio perché fondamentalmente l'abbiamo fatto nello spiegare. Complessità invece, questo sì, dobbiamo pensarci un attimo, ma in realtà è banale. Numero di operazioni sul disco. Quante operazioni sul disco faccio? Di nuovo, questa roba qui è tail ricorsiva. Io dovrei andare a contare quanti disk read faccio e poi andare a vedere tutte le chiamate ricorsive, ma siccome è tail ricorsiva è come se fosse un while che viaggia durante tutta l'altezza di un albero e quindi nel peggiore dei casi faccio un read ogni volta che prendo su un elemento e dunque vado a vedere un ramo nella sua lunghezza. E quindi chiaramente ho grande, anzi teta di h, dove h è l'altezza, cioè logaritmo in base TDM. Invece, in termini di operazioni di CPU per ognuna di queste chiamate ricorsive, nel peggiore dei casi mi devo andare a guardare tutto il nodo, lo devo scorrere tutto, dove lo devo scorrere? Lo devo scorrere qua. Inoltre, sempre nel peggiore dei casi, faccio anche un B-tree speciale, ma queste due fondamentalmente costano lo stesso. E dunque, teta di T. Qui sarebbe θ h per t, dove t tiene conto dello scorrimento delle chiavi su un nodo e h tiene conto del numero di volte in cui devo fare questo. Siccome h è approssimabile con logaritmo in base di n, nuovamente abbiamo t per logaritmo in base t di n. Dunque le operazioni di ricerca e di inserimento, e se l'avessimo vista anche quella di cancellazione, seguono la nostra intuizione secondo la quale un albero o una struttura ad albero è buona se queste operazioni hanno complessità proporzionale all'altezza. E più è buona questa struttura è tanto più buona quanto la sua altezza è piccola rispetto al numero, di nodi. Questa filosofia è la stessa per gli alberi BST, dove questa relazione non ci consente di andare oltre, diciamo il lineare, negli alberi RedBlack e negli alberi BT. E gli alberi RedBlack e gli alberi BT si differenziano tra di loro per l'uso al quale noi la facciamo. Gli alberi RedBlack sono la struttura più efficiente che noi vediamo, ma anche in generale più o meno non ci sono strutture asintoticamente più efficienti degli alberi RedBlack. Per quanto riguarda le operazioni di memoria principale, è un numero di oggetti abbastanza basso da poter essere memorizzato durante l'esecuzione di un programma, durante l'esecuzione di un sistema, sempre tutto all'interno di una, diciamo, della memoria principale. Gli alberi B funzionano allo stesso modo, quindi sono comunque asintoticamente efficienti, però sono pensati per essere memorizzati in memoria principale, tipicamente le basi di dati, dove abbiamo un numero di oggetti infinitamente più grande, di quelli che potrebbero stare nella memoria principale di qualunque sistema correttamente bilanciato. E dunque dobbiamo saper fare le cose con la stessa efficienza, però tenendo conto di dover andare e tornare dalla memoria principale, dunque dover minimizzare il numero di volte in cui vi accediamo. Con questa struttura esauriamo il nostro range di strutture dati efficienti e dalla prossima volta inizieremo un nuovo capitolo completamente diverso, che è quello sulle strutture dati statiche, cioè i grafi, che modellano tutta un'altra serie di problemi completamente diversa da questi problemi che abbiamo visto fino adesso. Grazie per l'attenzione e ci vediamo la prossima volta.